Quello che stiamo per vivere è un Natale che non ci saremmo mai aspettati, un Natale diverso, un Natale difficile sotto certi aspetti, ma non significa che sia meno importante e meno bello. Viviamolo con la giusta intensità, dando la giusta importanza a quelli che sono i valori fondamentali che ci devono sempre accompagnare. Un pensiero a tutti coloro che in queste settimane, in questi mesi, hanno fatto tanto per gli altri, per la comunità, dai volontari, dal personale sanitario, le forze dell'ordine, insomma tutte quelle professionalità, tutte quelle attività che sono state importanti per tutti noi. Un pensiero lo voglio rivolgere anche a tutte quelle persone che vivono nella fragilità. Il Natale, per chi vive una fragilità, rischia di evidenziarle ancora di più. Allora ecco, mi sento di fare un appello. Viviamo questo Natale con intensità, ma nello stesso tempo cerchiamo di volgere lo sguardo verso chi ha più difficoltà. A quelle persone che magari sono sole. Allora ecco, vivendola nella nostra intensità, ma facciamo anche magari un bel gesto, con uno sguardo, con un saluto, con un aiuto a chi in questo momento vive nella solitudine, vive una fragilità, vive una sofferenza. Ecco, cerchiamo di alleviarla sentendoci tutti una grande famiglia.